Il mio primo ricordo in sinestesia è legato alle persone che mi hanno fatto conoscere l'ambiente di sinestesia e che mi hanno poi chiamata a seguire i due percorsi a cui mi sto dedicando, che sono i progetti di Future Makers e di GirlsTech, che si occupano di avvicinare bambini e ragazzi alla tecnologia e a combattere anche il gender gap che c'è nel mondo del digitale e tecnologico. Ciao, mi chiamo Giada. Nel mio percorso formativo ho studiato pedagogia con una specializzazione nell'utilizzo delle tecnologie negli ambienti educativi e formativi. Lavoro da più o meno un anno in sinestesia e nel team Academy Formazioni mi occupo della progettazione didattica di corsi e laboratori di tecnologia per bambini e ragazzi. In sinestesia ho imparato a riconoscere la potenzialità e la bellezza di lavorare con persone che hanno un background formativo diverso dal mio. Io arrivo da un campo di studi nettamente umanistici e quindi per me è stata una grossa sfida, ma allo stesso tempo una bellissima occasione di poter stare e lavorare insieme a persone che hanno studi diversi dal mio, come informatici e ingegneri. La cosa che più mi piace del mio lavoro è la possibilità di mettere insieme qualcosa di imprescindibile nella vita delle persone, che è l'educazione, con qualcosa di nuovo, innovativo, che è la tecnologia e che permette di avvicinare le nuove generazioni a qualcosa che poi può essere il loro futuro all'avanguardia e al passo con i tempi. Allora, se dovessi spiegare il mio lavoro a una signora di 80 anni, direi che insegno ai giovani, ma anche ai meno giovani, a utilizzare in maniera utile il telefono e il computer e allo stesso tempo riuscire a creare qualcosa di nuovo e di diverso che può essere utile nella vita di tutti i giorni. La creatività e l'immaginazione nel mio lavoro contano tantissimo perché ogni giorno si apre una sfida nuova e ogni giorno c'è bisogno di innovarsi e di pensare a qualcosa di nuovo e di creativo che possa essere al passo con i tempi e che dia alle nuove generazioni la possibilità di avvicinarsi realmente al proprio futuro. L'oggetto fondamentale è la newsletter di Future Makers. Tu che ci stai ascoltando, se sei un appassionato di tecnologia e ti piace stare come bambini e ragazzi, vieni in sinestesia perché sicuramente troverai il posto che fa per te.